Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio da Chiavari. È arrivato finalmente il giorno del tanto atteso derby ligure tra Entella e Savona. Dilettantissimo mette in campo tutte le sue forze. Paolo Caprino alle riprese, Fabio Minetto, il mio supporto tecnico, e per il commento Simone Maggi. Ciao Giampaolo, un grande derby nel momento migliore delle due squadre. Ce lo gusteremo sicuramente tutto con la nostra super troupe. Pallone dentro l'area, c'è un colpo di testa di Uccia. Poi attenzione a Buglio! C'è largo Rosso che viene servito, vertice dell'area, qua Rosso cerca di incunearsi contro Quintavalla, finisce a terra, calcio di rigore, provvedimento, cartellino giallo per Quintavalla, e stavolta il calcio di rigore viene accordato dall'arbitro Losito, rigore per l'Entella quando siamo arrivati al minuto 22. Parte Rosso e il pallone in rete, l'Entella è passata in vantaggio con Daniele Rosso, si è allungato Simone Aresti, non è riuscito ad intervenire. Subito battuta, attenzione Lenzoni, dentro l'area, Nicola Lenzoni, dopo 50 secondi fa esplodere il comunale, Entella 2, Savona 0. De Martis col destro, colpo di testa di Molino ai 25 metri, prova Garin, su di lui chiude Zampano, De Martis riesce a liberarsi, attenzione, lo punta Lazzaro, adesso dentro l'area, trattenuto, l'arbitro alza le braccia, andiamo a rivedere nel replay di Paolo Caprino l'intervento di Giorgione, la trattenuta Buglio, attenzione al Savona, qua un buon tiratore Buglio, qua c'è il miracolo Metzgur. Siamo ai 25 metri, carica Metzgur, ancora Paroni riesce a respingere, Metzgur dal limite, carica la conclusione, un grandissimo gol di Adil Metzgur, riapre la partita quando siamo arrivati al minuto 36, Entella 2, Savona 1, Staiti, eccolo il pallone dentro, Rosso in anticipo, attenzione a Buglio, continua ad attaccare il Savona, il pallone dentro, colpo di testa, c'è una mischia rovesciata, è arrivato il pareggio da parte del Savona, mi sembra che ha segnato Molino, il gol di Molino al 90esimo, il Savona raggiunge il pareggio e può esplodere la panchina di Ninni Corda. Derby incandescente, la chiave della gara, l'errore di Rosso del 3-1, il gol del 2-2 di Molino. Sì, assolutamente, un'Entella in partita per tutta la gara che poi ha subito questo 2-2 che comunque conclude un derby che non è stato avaro assolutamente di emozioni.